Eccoci qua la mattina, siamo davanti al nostro hotel, il Friuli, e c'è proprio davanti un distributore della Eni con una cosa che da noi non si vede se non davanti alla sede di Clara, che è il ricarica auto elettriche. Noi ancora praticamente non abbiamo nessun distributore che fa questa funzione, se non una torretta che ci spiegherà a questo punto Villa come funziona. Vicino a un... Io non ne so nulla, sono di un'altra società. Sei di un'altra società, quindi niente, non funziona. Comunque davanti alla CMV c'è questa, anche a 100, una torretta per le ricariche auto elettriche. Sì, è l'unica nella nostra zona e ci tenevo a far vedere che qua ci sono invece i distributori che direttamente ti ricaricano le auto elettriche. Quindi noi dobbiamo ancora fare qualche passo in avanti. Non abbiamo neanche le auto elettriche, non è? Sì, non le abbiamo, è vero. Su questo dobbiamo metterci avanti e penso che questo intervento verrà molto apprezzato da un mio amico Dario che ci segue assiduamente. Ebbene, siamo giunti a Cividale, quella dietro di me è la stazione della linea assolutamente non elettrificata diesel che va fino a Udine, lì è il capolinea. Siamo stati anche fermati dai carabinieri locali per un controllo, ci hanno identificato, ci hanno chiesto perché siamo fuori dalla nostra regione, se siamo qui per turismo, Villa lo volevano arrestare ma... Non ho fatto resistenza. Sì, alla fine è finito tutto così. Adesso andiamo a vedere un po' questo paese di Cividale dove ci hanno un mio amico friulano mi ha citato alcuni posti da vedere assolutamente, quindi li vedrete con noi se poi effettivamente li troviamo uno e li andremo a vedere due, ci piaceranno tre, giusto? Giusto. Stiamo girando per le viuzze di Cividale, molto carine caratteristiche, molto strette, interdette al traffico delle auto. Sono molti ciclisti e molti pedoni ovviamente. Il paesino è molto piccolo, ci sta piacendo particolarmente, Villa ne è quasi entusiasta. Adesso non esageriamo. Com'è. Ebbene, eccoci arrivati in piazza Paolo Diacono, qua a Cividale. Dovrebbe essere il palazzo, dovrebbe essere quello lì, ma sinceramente Google non mi sa dare più indicazioni, io mi affido solo a lui. Villa lo vedete già preso dall'interesse, Cividale è un paese di poco più di 11.000 abitanti, molto vicino comunque a Udine perché sono 20 minuti scarsi di macchina, quindi secondo noi è un paese molto comodo e tranquillo dove vivere, giusto Villa? Giusto. Ok, stiamo scendendo nell'ipogeo celtico, era un carcere a vita praticamente utilizzato, inizialmente doveva essere una camera mortuaria, quindi sono riuscito a vedere le nicchie. Attenzione anche qua bagnato. Sì, bagnato e scivoloso infatti, l'avevano detto, abbiamo intercettato una guida che... Siamo nel refettorio del Tempietto Longobardo, come avete visto siamo appena stati nell'ipogeo celtico, dovete, vi ricordo, chiedere la chiave o qui al Tempietto Longobardo oppure all'ufficio informazioni per poter scendere. L'ingresso nell'ipogeo celtico è libero, come avete visto ci vogliono veramente 5 minuti, questo è il giardino del Tempietto che adesso proseguiremo nella visita. Ma spostiamoci adesso a guardare quello che rimane dell'affresco sulla parete nord. Qui... Questo è un punto panoramico del Tempietto Longobardo che è qua proprio dietro di me. È molto bello e rilassante, notate l'acqua molto limpida, è molto bello. Siamo usciti dal Tempietto Longobardo. Avete visto anche prima l'ipogeo celtico, come avevo già detto. L'ingresso al museo, al Tempietto Longobardo, costa 4 euro. Dopo andremo a vedere anche il Museo Nazionale Archeologico, vero Villa? Certo.
Certo, perché lui è un archeologo non professionista, ma gli interessa molto. Dilettante, diciamo. E l'ingresso anche là costa 4 euro. Volendo, c'è un biglietto cumulativo anche col Museo Cristiano, di cui a entrambi non ci frega una tozza. Esatto. E con un euro in più, anziché altri 4 euro, fate il biglietto unico. Ripeto che effettivamente, visti i prezzi, potrebbe, e anche la rapidità con cui si vedono questi musei, potrebbe veramente convenire fare questa Friuli Venezia Giulia Card per i turisti, poiché effettivamente non ha un prezzo così elevato. Quello della settimana secondo me è ottimo, se si sta via anche 4-5 giorni è un prezzo più che abbordabile. La sto tenendo lunga perché stiamo arrivando sul Ponte del Diavolo, ci siamo proprio in questo istante. Villa adesso si metterà in preghiera, certo, perché lui è un attento satanista, da quello che so. E adesso mi butto giù. Ah, ti butti giù? Vabbè, ok, va bene. Sacrificio, no? Sacrificio, va bene, dai, dai, lanciati e via. Adesso vedremo, assisteremo a questo evento, che però non vi farò vedere io, perché sennò mi chiudono il mio canale YouTube. E questo intanto è il panorama. Sono dalla parte opposta, mentre suonano le campane del Duomo. Sono dalla parte opposta del Ponte del Diavolo. Si chiama Ponte del Diavolo perché c'è questa pietra qua sotto, non la si vede molto bene, è detta così Ponte del Diavolo perché è stata lanciata questa pietra, si dice, dal diavolo, da cui poi è stato costruito, su cui poi è stato costruito il ponte. L'ipogeo celtico è dietro questa porticina qui, dall'altra parte, sotto, praticamente in questa zona qua. Giusto per farvi capire che alla fine Cividale è molto piccolino. Allora, ci avevano suggerito di venire a mangiare qua il frico, me l'aveva suggerito Enrico dalla community di Fantascientificast, non so per chi di voi mi segue anche su quel podcast radiofonico dove faccio la rubrica Words on Streaming. E purtroppo è chiuso oggi perché ieri qua c'era una festa medievale e non... oggi sono parecchi chiusi in molti, quindi abbiamo invertito, dovevamo fare Udine oggi e ieri Cividale, la nostra solita fortuna. Villa è molto contento di questo, lo vedete molto. È tutta colpa del Ted che ha fatto il programma lui, eh? Infatti io il programma non mi sembrava, l'hai concepito, l'hai tu. L'hai fatto tu, dai. Qua è un momento di scarica barile qua, esatto. Comunque è colpa tua, certo. Non volevo dire però. Siamo appena usciti dal Museo Archeologico Nazionale, anche questo, come ho detto, costava 4 euro. Carino, non molto ampio e probabilmente con un po' di oggetti ripetitivi, però comunque interessante, secondo Villa soprattutto, che è lui l'esperto, la persona assolutamente da vedere. Intanto noi adesso cerchiamo un posto dove andare a mangiare qualcosa. Ci hanno consigliato in tanti di mangiare il frico, che è un... qualcosa con i formaggi, non ho ben capito trattati in che modo, sembrano fusi insieme, quindi una specie di fonduta, ma è meglio non dire certe parole qua. E in più un mangiare un dolce che si chiama Gubana con lo Slibovitz sopra. Noi su questo probabilmente riusciremo a trovare, su questo frico forse al momento, visto che comunque è abbastanza caldo, tenderei a non prenderlo, però esatto, tendiamo un po' a glissare questa volta, ma ci ritorneremo perché il nostro è un giro enogastronomico alla fine. Sì, magari fatto in inverno. Molto presidiato, c'è un bar. Sì. Questo era il confine, signori. Una volta qua c'era la Cortina de Vero. Qua? Ebbene, alla fine ci siamo arrivati, siamo in Slovenia. E questo è il mausoleo ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Villa è molto triste e rammaricato, anche io. Certo. Non c'è tantissima gente, la strada per venire fin qua su in macchina, dove c'è un piccolo piazzale, è veramente, diciamo, irta, però sì. E fra l'altro siamo qui, anche se siamo nel 2018, siamo nei 100 anni alla sconfitta di Caporetto, perché avvenne fine ottobre, primi di novembre, giusto Villa? Certo! Certo, sì, ok.
e quindi siamo ancora nei 100 anni da quando questo accadde. Adesso andiamo dentro a vedere, perché comunque da italiani è giusto venire qua ogni tanto e ricordarsi che questo, uno, era territorio nostro e due, siamo stati dei coglioni. Quella alle mie spalle è la chiesa di Sant'Antonio da Padova. Sono sopra il mausoleo dei caduti. Segnalo che qui sono tumulati 7.014 militari italiani caduti nella prima guerra mondiale. Questo edificio è stato costruito in epoca fascista, quindi nel 38, e questa è la vallata di Caporetto, che è tutta qui alla fine. Non è un grande paese, che però sembra avere tanti bei servizi e un gran verde attorno, per non parlare poi di tanta gente che fa parapendio su queste montagne. Ne abbiamo contate almeno una quindicina ancora in volo. Signori, stiamo ritornando in Italia dopo un bel girettino in Slovenia. Questo era il confine una volta. Rientrati in Italia dalla Slovenia, questo è quello che ci aspetta poco sopra il Tarvisio. E è un bel lago, il lago del Predil, se non mi sbaglio a pronunciarlo. Villa ne è affascinato, certo, come di tutte le cose. Stavo, vedete, ammirando che la natura. E abbiamo notato che in Slovenia abbiamo fatto un lungo tratto di strade, sono abbastanza ben curate, eccetto proprio quando si arriva al confine. E abbiamo notato anche questi magnifici guardrail in legno. Noi li facciamo in ferro e loro in legno. Non lo so, vabbè. Ecco, sempre qui sul lago del Predil possiamo vedere un bunker in decente stato, diciamo così. C'è questo bombe inesplose che è un tutto dire, sperando che sia sempre uno scherzo, e sicuramente lo è. Ma intanto questo è qui, è restaurato, è un bel cannone. Probabilmente non potrà più sparare, vero Villa? Speren. Ebbene, eccovi lo sfondo delle montagne vicine a Tarvisio. Qui siamo a Tarvisio, come potete leggere forse da questo cartello in questa vecchia stazione dei treni. Lì c'è Villa, questa stazione dei treni è stata riadattata a percorso ciclabile, direi. Quindi sono un paese molto avanti da questo punto di vista, l'abbiamo già notato più volte. Tarvisio è una tappa che ci concentrerà tutta la giornata di domani, che passeremo probabilmente in mezzo ai monti. Segnalo che ci hanno regalato una tessera per utilizzare servizi di Tarvisio gratuitamente, poiché alloggeremo qui due notti. E solo per soggiorni che durano più di due notti questa tessera è gratuita, altrimenti costa 35 euro. Da vari servizi noi proveremo di sfruttarne alcuni in questi due giorni che staremo qua, o meglio un giorno alla fine. Quello che state vedendo alle mie spalle è il mercato di Tarvisio, è al coperto, e fra l'altro fanno vedere anche come nella storia dagli anni 50 a oggi sia diventato quel che è, cioè il mercato coperto. Vi volevo dire che la carta di cui parlavo prima si chiama Più Card Holiday, la potete trovare anche su internet per farvi un'idea di che cosa vi mette dentro, ed è una carta fra l'altro valida anche per servizi in Austria e Slovenia, quindi transfrontaliera, rispetto a quella invece del Friuli Venezia Giulia, che è valida solo per strutture in Friuli Venezia Giulia. Ecco il nostro piatto di questa sera: un orzo e fagioli per me e una zuppa di funghi per Villa. Mangeremo solo questo, vero Villa? Certo. Perché siamo in montagna e dobbiamo trattarci bene e purificarci. Siamo ancora qui nel ristorante e abbiamo deciso di non prendere nulla di pesante perché dovevamo stare leggeri, vero Villa? Certo. E alla fine abbiamo preso questo. È un piatto tipico? Sì, è un piatto tipico del frico con polenta. Il frico sarebbe un tipo di formaggio. Un mischione di formaggi. Ebbene, mentre ci troviamo qui nella nuova piazza, direi, di Tarvisio, e Villa si gusta un bel gelatone,
Bisogna dire che abbiamo chiesto informazioni riguardo al frico che abbiamo mangiato, mandando le foto ai miei amici friulani, e uno di questi ha risposto: ne ho visti di migliori. In effetti il dubbio, mangiandolo, c'era venuto anche noi che non fosse così buono in quello posto lì, che non nominerò perché non mi piace fare recensioni negative, le farò solo sul mio Google. Era per turisti, dai. Esatto, ma più che altro non abbiamo trovato nulla che non fosse una trappola per turisti qua a Tarvisio, quindi nulla di locale. Purtroppo bisognerà andare forse in qualche paesino qui vicino. Intanto noi ci vediamo domani. Ciao, buonanotte.